Ciao amici, io sono Donato e questo è Todo Wood. Come puoi vedere, ho utilizzato un vecchio jeans per creare questo quadro. I jeans che non utilizziamo possono essere riciclati per creare tante cose, come ad esempio anelli, bracciali, micarta, eccetera, eccetera. Questo progetto è stato un vero e proprio esperimento, ma spero che lo troverai intrigante e magari deciderai di realizzarlo anche tu. Come puoi vedere, ho utilizzato la resina per creare il mare. Questa tecnica richiede molta pazienza, ma il risultato ogni volta è sempre meglio di quello che immaginiamo. Se non sei ancora iscritto, ti invito a farlo ora, perché i prossimi progetti saranno sempre più interessanti e trendy. Abbi cura di te e divertiti nel realizzare i tuoi progetti. Buona visione! Riciclo questo vecchio jeans per ricavare un pannello decorativo. Per realizzare l'effetto mare utilizzo la resina epossidica Epodex Pro, studiato per colate da 1 mm fino a 2 cm di spessore. Per diminuire la formazione di bolle durante la pesatura e miscelazione dei due componenti, ti consiglio di tenere la bacchetta di miscelazione sul fondo del bicchiere e versare la resina e l'indurente direttamente sopra di essa. Mescolo fino a quando la miscela di resina indurente sia priva di striature e completamente trasparente. Realizzare l'effetto del mare con la resina non è una tecnica affatto complicata, a patto che non si abbia fretta, infatti richiede molto tempo e pazienza. Verso direttamente sul pannello una prima colata di resina colorata di blu, in modo da creare una base, che lascia asciugare quasi completamente. Il giorno successivo, con la resina trasparente, vado a creare la prima onda. Il segreto di questa tecnica sta nel versare la resina trasparente quando lei ha raggiunto una consistenza tipo miele. Ho preparato una piccola quantità di resina che ho colorato di bianco. Ora, con l'ausilio di un bastoncino e una pistola termica, vado a creare la prima onda. Prima di passare alla seconda onda e alle successive, fino ad ottenere il risultato desiderato, aspetto che ogni onda sia quasi completamente indurita. Diverse ore ho ottenuto questo risultato e sono più che soddisfatto. Vado a completare il quadro aggiungendo queste piccole barchette di carta e questi piccoli pezzi di legno che andranno a formare delle isolette in mezzo al mare. Per incollare questi accessori andrò a utilizzare la colla Bostik Max Repair perché è completamente trasparente e non lascia residui sulla resina. Incollati gli accessori, un quadro che si rispetta merita una cornice e ne ho realizzata una semplicemente, che vado a posizionare.